Gresini Racing nasce nel 1997 quando Fausto Gresini decise di riciclare l'esperienza guadagnata sui campi di gara e riversarla nell'organizzazione e nella gestione di un proprio team. Da allora tanta strada è stata fatta e sono passati nella squadra piloti assolutamente importanti del calibro di Daiji Rokato, con cui abbiamo vinto un mondiale classe 250 nel 2001, Sete Gibernau, Marco Melandri, abbiamo vinto un mondiale nella classe Moto2 con Tony Elias nel 2010, Marco Simoncelli, che sicuramente era non solo il futuro del motociclismo italiano, ma anche della nostra squadra. Caratteristica della Gresini Racing è il fatto che la squadra è una struttura privata che, a differenza delle squadre gestite dalle case costruttrici di moto, vive esclusivamente, oserei dire, sul supporto che viene garantito dagli sponsor della squadra. La grafica della moto viene decisa in un tavolino a tre dove sono coinvolti la squadra, lo sponsor principale e il grafico, che poi sarà la mano che disegnerà il layout della moto. Tutti gli adesivi che realizziamo sono frutto di, insomma, diverse ore di studio, di lavoro, di contratti con i nostri sponsor, perché ovviamente non possiamo permetterci di apporre i marchi con dimensioni, colori e scritte che non riproducono fedelmente il loro marchio. Quindi la moto viene, diciamo, brandizzata in base alla vendita di spazi, quindi con contratti, e quindi siamo vincolati. Non è che un adesivo è 10 cm così casualmente perché ricopre una parte della moto, è lì per delle motivazioni. Per questo motivo, per noi, visto che l'esposizione dei marchi è un servizio fondamentale, abbiamo proprio bisogno di un partner come Roland che ci possa fornire delle macchine per produrre degli sticker. Questo è possibile grazie anche a Roland, con cui noi stampiamo tutti gli adesivi, tutto quello che ci serve nei campi gara e fuori. Usiamo due tipologie di adesivi, lo stampato e il pretagliato. Il pretagliato, diciamo, più che altro per i nostri piloti che ultimamente preferiscono i colori fluo, però il lavoro non finisce lì, perché durante l'anno, come vedrete anche in televisione, con anche numerose cadute, è un lavoro continuo, diciamo, di carrozzeria e di produzione di adesivi. Noi in questo momento abbiamo delle macchine Roland sia al reparto corse, ma anche abbiamo bisogno di situazioni da gestire anche di emergenza, quindi i nostri mezzi di trasporto sono equipaggiati con un plotter che ci permette in ogni momento, anche sui campi di gara, di poter produrre ed applicare degli sticker sulle nostre moto. Poi solo con il team Gresini tutti gli adesivi stampati con Roland viaggiano a 330 km/h tutte le domeniche.